Salve, simulatore! Simulatore attivo! Salve, Dunbar! Sì! Oh, ops, perfetto! Ora, simulatore, voglio una tempesta, per favore, più forte che puoi, livello... Sì, 300! Accensione! Stop! Simulatore! Comando non riconosciuto. Stop! Ti prego, spegniti! Stop! Aiuto! È troppo forte! Non resisto! Forza, mettiamoci al riparo! Aiuto! Mettetevi al riparo! La tempesta è fuori controllo! Sapevo che quel coso non era sicuro! Andiamo al deposito! Devo assolutamente fermare il simulatore, ma io non sono abbastanza forte! Aspetta, Christian ed Harry però lo sono! Se ci agganciassimo insieme, forse riusciremmo a resistere alla tempesta! Si è alzato un po' di vento! Sta succedendo qualcosa di strano! Meglio trovare Wilson! Presto! Ah. Oh no, adesso non mi sentiranno mai! Wilson! Oh. Tu stai bene? Che cosa succede? Il simulatore è impazzito! Dovete aiutarmi! E questa è la rotaia che percorreva sempre il treno misterioso. Sono il treno misterioso della vecchia Chuggington! Oh! Piantala, Wilson! Ma che strano! Quell'orologio non funziona da anni! Mi piace questo tour della paura! Max, andresti a prendere Marco in officina? Mi serve aiuto. Va bene, Edo, ma tu potresti tenere lui. Fondo coperto. Oh, fantastico. Grazie, amico, grazie mille. Lo so, sarai più veloce senza. Corri come il vento! Ciminiera ronzì! E cos'è successo al treno misterioso? Avete sentito? Forse lui è ancora qui. Impossibile. È stato solo il vento. Il treno misterioso non ha mai parlato molto, ma quando lo faceva usava uno strano linguaggio che nessuno ha mai capito. Per tutti i fischietti, per esempio? Di solito diceva cose tipo... Sangia! Sospensioni! Cos'è stato? Sono certa che c'è una spiegazione. State indietro, miei piccoli trenini. Io vado a investigare. Oh, che sollievo! Non muoverti, sei mio. Trazione! È il treno misterioso! Io non credo proprio. Penso che... No! Fumo! Fumo! Sì, sento del fumo! Oh no! Che sta succedendo? Oh, Christian è nei guai! E Cali non c'è! Oh! Ora come faccio ad avvisarla? Aiuto! 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 Fuoco! Fuoco! Christian ha preso fuoco! E non c'è nessuno che può aiutarlo! E non posso dirlo a Bee! Devo farlo io! Sono il solo che può farlo! Su, andiamo, Bruno! Sii coraggioso! Non preoccuparti, Christian! Arrivano i nostri! Aiuto! Al fuoco! Mi sentite? Vi prego! Aiuto! Ho preso fuoco! Arriva Bruno in tuo soccorso! Bruno! Ho preso fuoco!
Ti ringrazio, Bruno, tu sei un eroe. I freni del vagone non funzionavano. Non riuscivo a frenare. Beh, ora sei al sicuro. È stato un piacere poterti aiutare, Christian. Apprendisti, sono orgogliosa di consegnarvi la medaglia dei treni di salvataggio. Yippee! E c'è anche una medaglia speciale per il nostro Bruno. È una medaglia al coraggio per avermi salvato la vita. Tu sei proprio un trenino coraggioso. Sì! Forza, Bea! È ora di mettersi al lavoro. Non mi sento molto bene. Che cos'hai? Mi sento molto stanca. Oh, no! Credo che sia meglio che io resti qui oggi. Ho bisogno di molto riposo. Oh, va bene. Allora devo dire a V di avvisare il signor Dumbo. Perfetto, così non dovrò fare quel noiosissimo lavoro. Nessun problema rilevato. Nessun problema rilevato. Puoi dirmi esattamente che cosa ti senti? È come se all'improvviso non avessi più energie. Faccio molta fatica quando devo muovere le ruote. Beh, forse ci sarebbe una spiegazione, ma è una eventualità molto rara. È semplice, il tuo motore riceve energia da un volano. Un volano? Sì, sì, è quello. Scommetto che è proprio lì il problema. Oh, ed è una cosa seria? Sì, molto. Povera Bea. Un'imbracatura? Ma perché non posso andare sulla piattaforma rotante? Perché... purtroppo dovrò smontarti le ruote. Le mie ruote! E poi dovrò smontare anche il motore. Vuoi togliermi il motore? No! È un lavoro lungo e quindi resterai qui tutta la notte. Rimanere qui? Tutta la notte? Tutta da sola? Oh no! Che cosa ho combinato? Deve essere arrivato quel pezzo. Va bene, Bea. Possiamo iniziare. Oh. Prima le ruote. No! Non aver paura. Oh. Marco si prenderà cura di te. Fidati, è molto bravo. Ma non c'è niente che non funziona in me. Che vuoi dire? Oh. Me lo sono inventato perché non volevo fare il lavoro che ci aveva assegnato Dunbar. Oh, Bea, ma come hai potuto? Ci siamo fatti tutti in quattro per te perché stavi male. Eravamo così preoccupati. Scusate, mi dispiace tanto. Ma se noi ci scambiassimo il lavoro, io potrei fare i frullati e tu pulire il deposito senza essere disturbato. Ci sto. Va bene, mettere la frutta. Oh, è più difficile di quanto sembri. Tranquilla, non aver paura. Stanno solo cercando una nuova casa. Ma non possono vivere dentro di me. Forse possiamo farle uscire usando il miele. Miele? Sì, adorano il miele. C'è un dosatore nel frullatore, puoi prenderne un po'. Non era certo quello che avevo in mente. Oh, scusami, è tutta colpa mia. Dobbiamo assolutamente trovargli una nuova casa. Missione compiuta! Sarà meglio tornare a lavoro prima che Frostini vada su tutte le furie. Sì, diamoci da fare al lavoro! Almeno oggi ho passato un po' di tempo all'aperto. Usa la sabbia! La sabbia! Che meraviglia! È una cava di ghiaccio! 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 Questo posto è davvero fantastico! Coco, andiamo in esplorazione! È perfetta! È straordinaria! È stupenda!
dovrebbe essere chiuso. È ora della sabbia! Ah? Adesso come faccio a fare questa salita senza la sabbia? Per fortuna il mio motore mi terrà al caldo. Ho trovato! Forse posso scaldare la sabbia con il mio motore. Wilson, tu sei un genio! E ora alla massima potenza! Buongiorno, piccolo apprendista! Oh, c'è una bella presa su queste rotaie! Attenzione, prego! Siamo in emergenza meteorologica! Tutti i treni tornino in stazione! Ripeto, tutti i treni devono tornare immediatamente in stazione! Per mille caldaie fiammeggianti sarà meglio muovere i pistoni! Oh no! Dobbiamo sbrigarci, amico! Sta arrivando la tempesta! Ci è mancato poco! Tutto bene, Edo? Sì. A tutti i passeggeri, a causa di un albero, la corsa verrà deviata su un altro binario. Scusami, Edo. Tieniti forte. Prendi la vecchia ferrovia. Oh, Christian! La vecchia linea è stata fatta, quindi puoi andarti a riposare. Grazie per l'informazione, Cocco. Come? Il serbatoio era vuoto. Ne ho trovato uno pieno e ho spruzzato il suo contenuto sui binari. Cosa? Coco, in quel serbatoio c'era l'acqua. Credevo fosse antigelo. Ora che succederà? I binari finiranno per ghiacciarsi. Sto congelando. Soccorso, treni in arrivo. Ciao, ciao. Resisti, amico. Stanno arrivando. Preoccuparti, presto sarai a casa. Ehi là! Ah! Un mostro! Ah, dove? Quello che vedete non è un vero mostro, è semplicemente il modellino di un dinosauro. L'ho costruito per il museo. Sì, lo sapevo. Anch'io. Vorrei che voi lo portaste in giro per la città e che informaste tutti i cittadini che la mostra è stata allestita. Ok, lo faremo. Deve pure esserci qualcosa di interessante da fotografare da queste parti. Oh, un dinosauro! A Shackington! Questa sì che potrebbe essere la foto perfetta!
Abbiamo bisogno di un nuovo presentatore per il Tranquizze di stasera. Ehi, perché non lo fai tu, Max? In fondo conosci tantissime cose. Adesso simuleremo un intervento d'emergenza alla torre di controllo e io cronometrerò il vostro tempo. Cavalchiamo i binari! Piano! E cercate di guidare con prudenza! Il vecchio Pete è stato nella cittadina di Tootington ben 586 volte ed Irving ricicla 3 tonnellate di carta a settimana. Ok, il posto è tuo, Max. Fantastico! Sarà il miglior Tranquiz di tutti i tempi! Bravo! Signore e signori e gentili trenini, ecco a voi il presentatore della serata! Bravo! Grazie, grazie! È giunta l'ora del Tranquiz! Io adoro il Tranquiz! La squadra di Bruno contro la squadra di Emery. La prima a suonare risponderà alla domanda. Perfetto! Sapete dirmi quanti gusti di gelato produce Frostini? Oh, beh, non saprei! Io non lo so. 67! Risposta esatta! È stata solo fortuna! Un punto per la squadra di Bruno! Quanti semafori ci sono nella stazione centrale? Devo solo pensarci un po'. Sono 22! Sbagliato, mi dispiace. Qualcun altro? Ma quanti sono? 26! Oh, nessuno poteva saperlo! Oh, sì, solo Max. In quale dei suoi film Superlock fa per la prima volta il suo famoso abitamento? Ah, sì, questa la so! Aspetta! No, questa proprio non la so. Oh, io lo so! Le robonti avventure di Superlock! Esatto! Sì, il punteggio è di 2 punti per la squadra di Bruno a 0! Non abbiamo totalizzato nemmeno un punto! Andiamo, dobbiamo rifarci! Sì, così! Va bene, state calmi! Quante tonnellate di metallo vengono fuse alla fonderia ogni giorno? Circa... È difficile da dire, vediamo. Tranquilli, abbiamo tutto il tempo. Questo è il mio Max, un pezzo unico. Scommetto che hai lasciato le mille al Trenhotel. Oh, ho combinato un doppio disastro, mi dispiace, scusa. Quando comandavo io le cose non andavano male, quindi adesso vado avanti. No, non è giusto. Ma io sono finita di qua per colpa tua. A volte sai essere davvero insopportabile. Ah sì, e tu mi fai uscire fuori dai gangheri. Va tutto bene qui, giovanotti? Sì, signore. Grazie. Fantastico. Continuo per la mia strada. Ci vediamo. Ciao. Ci vediamo. Adesso starò io davanti. No, scordatelo. Ah, così va molto meglio. Non aspettarti il mio aiuto, ora te la dovrei cavare da solo. Bene, tanto non mi sarebbe comunque servito. Leo è pronto a tutto. Anche io sono pronto a tutto, tutto! Ehi, ragazzo, non avevo capito che intendevi farti un look color pistacchio. Eh? Tu sei diventato verde. Eh? Buon per te, amico. Cosa? Vi sono diventato verde, adesso che faccio? Oh, cielo. Leo e Bea devono aver confuso i due colori. No, soltanto Leo. È come se non riuscisse a distinguere il colore verde da quello rosso. Beh, molti treni hanno questo problema. Che vuoi dire? Rosso è rosso e verde è verde. Sì, ma molti si confondono. È una malattia, si chiama daltonismo. Oh no, sono stata così cattiva con lui. L'ho rimproverato per qualcosa di cui non aveva nessuna colpa. Ah, sono ancora quassù! C'è qualcuno che può aiutarmi? Scusa, Wilson, per farlo funzionare devo cambiare un pezzo. Posso andare a prenderlo io? No, non credo. La fabbrica dista molte miglia da qui. Non la troverai mai da solo. Posso andarci con l'aiuto del navigatore? Così non mi perderò. Beh... Ti prego, Edo. E va bene. Yeah! Sono 3625 colpi di fischietto, per l'esattezza. Il satellite dista 3625 colpi di fischietto. Li ho contati personalmente, 2 volte. Oh, bene. Grazie. Il navigatore ha qualcosa che non va. Credo che quel satellite non funzioni molto bene. Vorrei andare nello spazio per potergli dare un'occhiata. Ti do un passaggio io. Davvero? Allora partiamo.
3625 colpi di fischietto. Ci siamo! Come ti sembra? A occhio e croce mi sembra testa in giù. Ora lo sistemo subito. Ricalcolo del percorso. Dirigersi verso il basso, esattamente per 3625 colpi di fischietto. Perfetto, funziona di nuovo. Ora ritorniamo subito a Chuggington. Tieniti forte! Max, tutto a posto? Sì, qualche problema con il navigatore, ma l'ho aggiustato. Oh, ottimo lavoro, amico. Grazie, Edo. Oh, ho preso quel pezzo. Finalmente! Torno subito! Ecco, ora puoi riprovare! Sono libero! Meno male! Hai notizie di Max? Sono molto preoccupato per lui. No, Edo, mi dispiace, ma sono sicura che sta bene. Così va meglio. Aiuto! Ai, che male! Forse è una barca. No, è... Max! Ah, guarda chi ha portato il vento! Ho preso quei ganci! No, oh, Max, amico mio! Non mi capitava una cosa così esaltante! Beh, direi dalmeno da sempre! Bruno al salvataggio! Ok, pronti per girare? Ah, oh, fantastico! Puoi restare a guardare, ma laggiù! È dura essere l'assistente delle stelle del cinema. Sto per tirare fuori la mia super corda. Tieniti pronto! Andiamo! Non c'è niente da fare. Il mio sistema è in avaria. Non funziona niente. Oh, e io che volevo risolvere la situazione. Dov'è la star? Tra un'ora tramonterà il sole. Fa presto, Superlock! Vado a chiamare aiuto. Aspetta, c'è un'ultima cosa che potrei provare a fare. Eh? Un pelo! Wow! Hai un'abilità davvero impressionante! Davvero? Io ho fatto colpo su Superlock! Wow! Riprovaci! Questa volta ci riuscirai! Ah, grande lancio! Ottimo lavoro, amico mio! Ora tieniti forte, Superlock! Sì, bravo! Continua a tirare! Ma è fantastico! Tu sei il mio eroe! Wow! Aspetta che lo racconti agli altri! Cos'è quello? Ecco perché il tuo motore jet non funzionava, guarda! Eh? Su, riprovaci! Supersonico! Dobbiamo allinearci ad una rotaia! Sì, ci sto provando!
tornando indietro. Oh no, come faccio a dirle che ho perso Leo e Bea? Dove li hai visti l'ultima volta? Pensaci! Destra! No, sinistra! Vai a destra! Vai a sinistra! No, a destra! No, a sinistra! No, fermo! Volevo dire destra! Dai, Leo, non manca tanto! È troppo lontano! Oh, i nostri sforzi sono inutili! Perché non abbiamo dato ascolto a Bruno quando ci diceva adagio, stop, vi preparate, poi girate e infine vi fermate? Ehi, trovato! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Io sono andato da quella parte. Quindi loro devono essere andati da... quest'altra! Leo! Bea! Come facciamo a farlo tornare giù? Abbiamo guardato ovunque. Ora da che parte andiamo? Guarda! È Bruno! Leo, Bea, credevo vi foste persi. Ed è così. Ma sai, i tuoi insegnamenti sulla piattaforma si sono rivelati i migliori. Tra migliori. Super migliori! Bene, cosa ti piacerebbe? Delle altre farfalle. Le farfalle sono insetti, non è così? Credo di sì. Ehi, ciao Harry! Specchio, specchio del mio vagone, chi è il più bel treno qui in stazione? Peccato. Finito! Yippee! Ora io dipingo te! Trentastico! Fammi sembrare... una star del cinema! Ok, va bene! Ora chiudi gli occhi! Che... cos'è questo cattivo odore? Sono io! Facci ammirare! Allora non siamo a dir poco trentastiche? Sì! Mi piacerebbe tanto potermi vedere! Oh, ma puoi! Io lo so dove si trova uno specchio! Chiudete gli occhi! State per assistere a una grande sorpresa! Ok, adesso potete aprirli! Volevo essere una star e tu mi hai disegnato la barba! Beh, non avevi detto che tipo di star! E allora io, guarda come mi hai conciata! Dovete ammettere che è piuttosto divertente! Avete avuto entrambe la stessa idea! Oh, farci brutte! Infatti! Scusami, Sefi, non sono stata carina! Devi tornare sui banchi di scuola, Harry! Oh, no! Ciao Harry, come mai da queste parti? Oh beh, io sono venuto a osservarvi. Davvero? Già che ci sei, Harry, facci vedere cosa sai fare. Va bene, apprendisti, guardate, imparate come domino le rotaie. Domino le rotaie! Eccomi! Harry, è la cosa più bella che abbia mai visto in vita mia! Ci provo anch'io! Guardatemi! No, Wilson, no! La 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 la! Guarda, è facile! Accipicchiola! Wilson! Oh, cielo!
come ti senti? Sto bene, Callie. Ci vediamo dopo e sta attento. Oh cielo, è stata tutta colpa mia. Perché l'hai fatto, Wilson? Stai bene? Io volevo solo essere come Harry, lui è il mio eroe. Non sono un eroe, Wilson, mi pavoneggiavo, mentre invece avrei dovuto dare l'esempio. Va tutto bene. Non è vero, ho delle cattive abitudini, ma d'ora in poi cercherò di essere un treno migliore, lo prometto. Dunbar? Sì? È ora di esercitarsi. Ehi, quella è la mia battuta, imbroglione. Paraurti, dentro paraurti, fuori, giù, 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 vado su e giù. Questo è molto più divertente che portare quella stupida carta. La carta! Oh no, me l'ero completamente dimenticato. Ah, sembra a posto. Oh, acci, acci, picchiola. Cosa stai facendo? Lavoro ad un progetto, ma non è ancora pronto, purtroppo. Wow! E per che cosa? Per una festa che si terrà al giardino botanico. Oggi stamperemo e spediremo gli inviti. Hai visto Edo? Credo sia nella sua officina. Tutto bene, Coco? Coco! Emergenza! Emergenza! Ehi, che succede, Coco? Mi dispiace tanto. Ho colpito una tubatura e ora sta perdendo molta acqua. Oh, no! Coco, non preoccuparti, gli incidenti possono capitare a tutti. Sefi, puoi darmi un passaggio? Certo che posso, Edo, salta su. Seguitemi, ciao ciao! Basta, andate via, Shaw! Via, via! Oh, si è rovinata! E adesso che cosa faccio? Wilson, ma cosa ci fai ancora qui? Ho avuto un piccolo incidente. Ah, così dovrebbe andare. Oh, oh, quello per caso è il rotolo di carta per gli inviti? Oh, amico, farei meglio a prenderne un altro. Non posso, è stato fatto appositamente a mano. È impossibile. E adesso che cosa farai? Tornerò al deposito e racconterò alla tipografa cos'è successo. Siamo pari! Ottimo lavoro, Coco. Ora devo andare a riposare un po'. Guarda, Coco e Harry hanno vinto la medaglia dell'alta velocità. Yeah! Veramente questo tipo di medaglia è sempre esistita, ma nessun apprendista l'ha mai vinta, nemmeno Harry. E tu invece? Io non sono un treno fatto per correre come Coco. Sarebbe perfetta per te. Già, chiedi a V se puoi gareggiare. Sarei la prima a vincerla! Per vincere la medaglia dovrai completare il tragitto in 30 minuti. Chiaro, V! Pronti? Partenza! Via! Yuppie! Vai, Coco! Sei verde! Sei bianca! La più veloce! E mai stanca! E Coco parte a tutta velocità! Devo resistere! Coco sembra stanca, la velocità è diminuita e mancano solo 5 minuti! Andiamo, Coco! Tieni duro! Non riuscirò mai a raggiungerla! Sono stanca! Su, andiamo, Coco! Ingrana la marcia! Ma mi mancano le forze! Tu puoi farcela! Sei verde, sei bianca, la più veloce e mai stanca! Se c'è qualcuno che può vincere, quella sei tu! Vai, Coco! Vai, Coco! Mancano 2 minuti! Il traguardo si sta avvicinando! Riuscirà Coco a farcela? Certo che ce la farà! Vai, Coco! Vai, Coco! Vai, Coco! Puoi farcela! Forza! Brava, così! Sì! Congratulazioni, Coco! Sì! Hai vinto! Da oggi sei il primo trenino ad aver vinto la medaglia dell'alta velocità. Ben fatto, Coco. Beh, miei piccoli trenini, io vorrei fare qualcosa che mi distragga dal servizio fotografico. Potrei andare io alla fattoria, così entrambi potrete andare al parco safari. Per tutti i fischietti, sei la migliore, Olwyn. Perfetto. Grazie. Allora tu tiri e io spingo, Bruno. È solo sapone, Wilson.
e sono più forte di te, quindi sono sicuro di potercela fare. Sapone? Sapone al parco safari? Sì, per lavare Ivo l'elefante. Ci vediamo dopo, grazie ancora! Ecco di nuovo i miei nervi. Ah, ciao, Olwyn. Non mi aspettavo di vederti qui. Credevo che stessi cercando di diventare più bella di come sei. Oh, non bisogna mai prepararsi troppo presto. Oh, ma cos'è questo odore? Ah, è l'odore del fertilizzante di Felice il Fattore. Sai, devo portarlo al giardino botanico. Sì, capisco. Salve a tutti e due! Ciao! Abbiamo il sapone per Ivo. Lo devi lavare adesso? Sì, ci vado fra un paio di minuti. Oh, possiamo guardare? Certo che potete, ragazzi! Beh, non vorrai fare tardi. Fermo, Harry! Hai fatto cadere del... Cara, attenta a quella... roba sulle... rotaie... È disgustoso! Immergo la spugna nel sapone e poi strofino Ivo da cima a fondo. Così elimino ogni tipo di sporcizia. Che bello! Oh, Ivo! Credo che voglia darti una mano. Volare è stato davvero fantastico. Non vedo l'ora di poterlo rifare ancora. Lo sai che io ho trovato dei veri zaini jet nell'area di carico? Per tutti i fischietti, davvero? Sì, vieni a vedere. Ragazzini, vedi? Non è fantastico secondo te? Sì, è fantastico. Mi chiedo come funzionino. Penso che si agganciano. Come immaginavo. Wow, è grandioso. Sì, è perfetto. È meglio se lo sganci. Potrei approfittare per fare un giretto. Wilson, è una pazzia. Non andrò lontano. Decollo un attimo e poi ritorno giù. Non lo saprà nessuno. Ma Superlock ha detto... 5, 4, 3, 2, 1, decollo! Wilson, fermati! Ehi, Super Wilson, cavalca i cieli! Wilson, torna qui! Ah, come si fa a girare? Io non lo so! Accipicchiola, perché non ci ha pensato prima di decollare? Wilson! Ah, aiuto! Niente paura! Superlock è già qui! Aiutami! Tranquillo, trenino! Ho tutto sotto controllo! Oh, grazie! Tieniti forte! Ora ti riporto a terra! Wilson! Ero così preoccupato! Ti sei reso conto del pericolo, ragazzo? Avresti potuto avere un brutto incidente. Mi dispiace tanto. Volevo solo volare ed essere un super trenino come te. Non puoi volare senza il giusto allenamento. Per queste cose ci vuole tempo. Lo so. Pensavo mi bastasse una sola lezione. Sembra così facile nei film. Cia, cia, cia.